Siamo dunque ora, vediamo, siamo riusciti a ritornare alle pagine della Nazione. Allora, le vediamo. Multe e ronde contro la movida selvaggia. Siamo a Perugia, residenti esasperati, le forze dell'ordine controllino i vicoli. Gli angoli diventano gabinetti, dicono a cielo aperto, per giovani spesso ubriachi. E queste sono alcune foto di bottiglie e quant'altro abbandonate fuori dalle abitazioni. Il centro storico pronto per la public company. È imminente la costituzione di un organismo che gestirà le imprese dell'Acropoli. Abbiamo già ampiamente eletto del 19enne che è accusato di stupro, colpa di droga ed alcol, dice lui. E poi pool di esperti per salvare Montelucio, un comitato di tecnici di regione ed università cerca soluzioni. L'obiettivo è l'acquisto della casa della salute. Il Metrobus sta prendendo la strada giusta, l'abbiamo visto questo Metrobus di Perugia. E poi caso Santa Giuliana, niente ingresso ad atleti che non sono tesserati. Il comune non accoglie la richiesta di un cittadino. Abbiamo già ampiamente letto della signora Di Umbertide, morta purtroppo in un incidente in montagna. E poi cimitero delle auto a Balanzano, nei guai il proprietario del terreno perché un uomo di 72 anni è stato denunciato dalle fiamme gialle, che hanno trovato quella che a tutti gli effetti è una discarica abusiva sulla sua terra. Calendario venatorio, ritardo preoccupante, e poi la filiera umbra del nocciolo, sviluppi e prospettive di crescita ancora rinegoziati, oltre 2.600 mutui, i numeri dell'operazione con il pubblico. Magione vuole ripartire con i microeventi, associazioni, Proloco Comune, un'unica volontà, promuovere lo spettacolo all'aperto e nelle piazze. Ma che belli film nella Rocca, Castiglion del Lago, occhio alle regole però da osservare, gli spettacoli iniziano alle 21.30 allo stesso prezzo degli anni passati. E poi Memorial a Paciano, Francesco Boccioli, un giorno da record, il tennis è protagonista per ben 24 ore di fila. Ad Assisi, norme antimafia, stop ad un'azienda, interdittiva del prefetto e provvedimento del sindaco contro una ditta di compravendita di veicoli usati che di fatto non era in regola con le norme antimafie. Predica agli uccelli, Piandarca Santuario, viene presentato domani mattina alle 11 al Sacro Convento di Assisi il progetto Piandarca per la realizzazione di un santuario all'aperto nel luogo dove San Francesco predicò agli uccelli. E poi va alla parte di sopra, parliamo di Calende Maggio, il concorso solidale per le donazioni Avis. A Bastia, Consiglio Comunale post virus, si torna in presenza, e a Todi, in caso il caso piazza chiusa in qualsiasi orario, striscia la polemica. A Todi, tesi contrapposte che mettono a confronto esigenze di commercianti, residenti e automobilisti sull'ipotesi di chiudere sempre, una sorta di lockdown per la piazza principale. La variante ferroviaria, siamo a Gubbio, è il futuro, lo dice il comitato Ultimo Treno. E poi quel cero in corsia tocca oggi pomeriggio, abbiamo visto alle infermiere comparire davanti alla commissione disciplinare. A Gualdo Tadino si ricorda Monsignor Calai che morì il 19 giugno del 1920, quindi siamo al centenario. A Nocera Umbra il consiglio comunale fiocca di polemiche, assenza di rivoluzionati, la maggioranza interviene. Da Città di Castello, l'AFOR, nuovi progetti per l'irrigazione. L'Agenzia Forestale investe 6 milioni di euro. Riconoscimento a Villa Montesca, pubblicato il film della fondazione, la produzione Coming From, diretta da Alfredo Federico Alessandro Minestrini, è online su Amazon Prime Video. E poi finisce con l'auto contro il palo della luce, una donna ferita a Garavelle. Scuole, siamo sempre a Città di Castello, comune al lavoro per la riapertura. E poi Antonella Cozzi Sari ad Umbertide è alla guida della banda musicale a Pietralunga, notte sotto la rocca, l'estate di Pietralunga, ritmo di musica. A Foligno, movide d'arte per dimenticare il lockdown, Umani riparte con un locale rinnovato dopo la chiusura forzata. E poi la Madonna di Raffaello, meglio la copia della famosissima Madonna di Raffaello, è stata restaurata. Cartiera di Trevi, l'abbiamo già ampiamente letto, divieti dopo il maxirogo. E poi Ponte delle Torri, siamo a Spoleto, 18 le ditte in corsa per i lavori di restyling. A Foligno, cani in Via degli Eroi, via libera all'area di sgambamento. E poi ancora a Spoleto, sanità in lutto, è morto il dottor Giorgio Maragoni. A Terni esplode l'allarme lavoro, scatta il doppio sit-in, l'abbiamo visto, la protesta delle persone che lavorano alle mense scolastiche e alle pulizie. A Carsule, visita a Carsule, sconti per i residenti di Terni e San Gemini. E poi è nata
romana, la figlia del sindaco, e allora anche questo è un momento piacevole. Tanti auguri al sindaco Leonardo Latini. Complanare cambia il tracciato, siamo ad Orvieto, le norme di sicurezza impongono di rimodulare la progettazione, il costo dell'opera è di 12 milioni di euro. E poi, sempre dal territorio, il servizio Vati Vision è stato presentato a Papa Francesco. Ancora Terni, Narni, Amelia, ospedali complementari. De Luca del Movimento 5 Stelle dice sono da realizzare entrambi, cioè quello di Terni e quello di Narni Amelia, con le risorse della Unione Europea. Questo era La Nazione, andiamo al Messaggero, le sue pagine locali. Da Perugia, centro, la sfida del venerdì, Super ZTL, negozi aperti, il 10, prima data utile, tante strade chiuse per una serie di eventi diffusi. Parla Giustozzi. Ve lo rifaccio vedere, parla Giustozzi, si deve riuscire a fare rete, i perugini troveranno occasioni di svago. E poi progetto BRT Castel del Piano Fontivegge, ovvero questa metro, diciamo così, di superficie, c'è l'intesa con Cassa Depositi e Prestiti. E poi bus, il nodo delle corse con i portoghesi, dopo mesi si rivede chi fa i controlli, i portoghesi sono chiaramente quelli che non pagano il biglietto. Operatore shock, confessa 4 violenze, l'abbiamo già ampiamente letto. Arrivo torto di Assisi, abbiamo letto che il prefetto chiude per questioni di documentazione antimafia un'azienda. E poi rifiuti pericolosi vicino al Tevere, un imprenditore rischia fino a 3 anni e 52.000 euro di multa ai sensi del cosiddetto codice ambientale per una maxi discarica abusiva. La Cugnana, strada killer, perché non adeguata, la rabbia dei residenti, il traffico di oggi non è quello di 30 anni fa, già 200 firme per chiedere di sistemarla. E poi da Umberti dell'abbiamo letto, mamma muore cadendo nel canalone, ancora Umberti del caso di quel trentenne trovato morto in casa, dall'autopsia arriva qualche indizio. E poi Gubbio, lavori infiniti per il marciapiede di Viale del Teatro Romano, a Todi polemica per la chiusura della piazza e la necessità di far vivere esigenze diverse. A Foligno, rogo di Trevi, scatta l'ordinanza, vietate attingimenti sul Clitunno, l'azienda precisa, noi non siamo un deposito di rifiuti, è bruciata solo carta. E poi il comune vara una nuova area a Terni, no scusate, siamo nel territorio del Folignate, il comune vara una nuova area destinata alla sgambatura dei cani. A Spoleto il Festival dei Due Mondi è stato presentato ufficialmente, si tiene ad agosto, la Ferrari interpreterà l'opera della Colasanti. E poi ciao Giorgio, anima bella della medicina, il cordoglio per la morte di Giorgio Maragoni. Allarme per i mosaici, le infiltrazioni stanno distruggendo quelli della casa romana a Spoleto. E ancora da Terni, edilizia scolastica, interventi al via, Rebus, Donatelli, Don Miliani, Falcone Borsellino e Alterocca aprono i propri cantieri, nell'edificio di via Bodige rientrano solo i bambini della materna. Rinasci Terni, cartelli sulle vetrine, gli eroi sono quasi tutti uomini. E anche questo dunque nei manifesti crea qualche polemica. 2 anni fa vinse le elezioni, ieri è arrivata la figlia romana, fiocco rosa per il sindaco, ed è carina anche la fotografia che vi facciamo vedere. Tanti auguri di nuovo. Ast e scuola, la crisi scende in piazza sotto Palazzo Spada, la protesta dei caschetti blu a difesa degli interinali di Viale Brin che non verranno rinnovati. E poi nuovo ospedale nell'area di Narni, farlo a Maratta è più funzionale. Leggiamo anche la storia di una persona di 78 anni di Arrone, negativo al tampone Covid, è morto di infarto. Bene, con il Messaggero apriamo anche la pagina sportiva. E allora, da Perugia, Grifo, Cosmi balla sulle punte, il tecnico del Ponte sta plasmando finalmente una squadra a sua immagine, ora si aspetta una mano dall'ambiente, Iemmello è entrato nei nuovi meccanismi, gli attaccanti sono 5, partono alla pari, ieri ispezione FIGC al Curi per le misure anti-Covid.
Covid. Tennis assoluti Fabiana agli ottavi di finale e poi l'acuto di Nicolussi Caviglia che indica la via di seguire in questo mini torneo Urgonigolle dei centrocampisti. Foligno è tempo di muoversi, c'è la fila per Peluso, Schiaroli, Bagatini e Rinaldi e poi in eccellenza Spoleto al lavoro per la Serie D. Ancora per lo sport del Messaggero, Fere ecco la Juve Under 23, squadra all'attacco, pregi e difetti della formazione che i rossoverdi affronteranno sabato sera a Cesena. Il Covid non ferma il premio Orvieto Sport e poi in basso per sempre la Ternana, Gallo, ultimi dettagli prima del fischio di inizio. Andiamo alle pagine di sport del Corriere. E a seguire vedremo chiaramente quelle della Nazione, vi preannunciamo anche chiaramente uno spazio da dedicare a cultura e meteo. Allora, per lo sport dal Corriere abbiamo già ampiamente visto alcune delle pagine, lo troviamo rapidamente. Ecco qua, parliamo di Perugia, dai Grifo ricomincia da tre. Domani la sfida ai calabresi, anche Cosmi spera nel filotto che gli manca dall'annata 2015-2016. Il triste di successi di fila manca dalla scorsa stagione con il terzo sì proprio con il Crotone. Per il volley di Superlega, ritiro tra Palabarton e Zocco Beach di San Feliciano, confermata la data del 10 luglio per il via. E poi da Terni, Fere, occhio al pericolo umbro, la Juve Under 23 in zona gol, conta sull'ex Gubbio Marchi e Brunori, un passato nel Villa Biagio, difesa 4 per l'11 di Pecchia che in stagione ha brillato soprattutto in trasferta. Per il tennis a Todi assoluti, big avanti con il brivido, Sonego annulla 3 match point e poi in basso si torna a parlare di calcio, il nuovo Gubbio prende forma, sogno Caturano per l'attacco, per Torrente una rosa di 20 titolari più 3 o 4 dal vivaio. Per il basket di A2 femminile, la palla canestro Umbertide, arriva la pivot Sofia Dell'Olio. Questo era il Corriere, non ci resta che dare uno sguardo allo sport della Nazione, laddove chiaramente anche l'app della Nazione questa mattina non faccia particolari problemi. Allora, lo vediamo rapidamente, ci consente anche dopo lo sport di dare uno sguardo alle pagine di cultura. Allora, questa è una prima pagina della cultura, andiamo allo sport, vi ricordo tra l'altro insomma l'appuntamento con i nostri TG già da questa sera per l'approfondimento di tutte le notizie. Allora, la Nazione, si parla di Grifo, la rivoluzione può attendere, Cosmi tra i pochi a non aver sfruttato 5 sostituzioni. Ora c'è l'occasione del Tour de Force con 3 scontri diretti in 7 giorni. Intanto arbitra Di Martino segnò la fine di Oddo. Ancora pull della procura in sede, il club superati i controlli, verifiche sul protocollo, la squadra si prepara. E poi il nuovo Perugia compie 10 anni, Roberto Damaschi festeggia l'anniversario. Andiamo a parlare di Terni, le Fere, allenamenti blindati, tattiche preliminari in vista del finale. A Bastia Umbra, rigettato il ricorso del Bastia, si punta al ripescaggio. Nel mondo dei dilettanti, novità di mercato per Heller e Ponte Valle Ceppi. A Gubbio, i nomi candidati alla riconferma, la rosa è in cantiere, mentre per il basket, la Virtus Terni sarà allenata da Cristiano Tofi. Chiudiamo con il volley, Trevi, Delle, Giovan Paola e Mearini restano, in B2 la School Volley scende in campo. Per il basket di A2 femminile, ad Umbertide arriva Sofia Dell'Olio. Allora, uno sguardo veloce alle pagine di cultura, questa è quella del Corriere, Arts Contemporanea non molla, quarta edizione dal 24 al 26 luglio, il direttore artistico Brundo dice un segnale importante, ingressi gratuiti e 3 serate che hanno come tema il viaggio. E invece dalla Nazione, spazio collicola, siamo a Spoleto, cinema arte a Spoleto, un'estate di cultura con la rassegna di film e spettacoli sotto le stelle. Le date del Festival delle Nazioni di Città di Castello dal 22 al 29 agosto e poi a Perugia c'è la notte romantica, 13 borghi in festa. Chiara da Montefalco, il libro di Marino Pagano sulla mistica umbra per le edizioni Fede e Cultura. Allora, questo per le pagine di cultura, abbiamo già ampiamente letto quelle di sport, non ci resta che dare un'occhiata al meteo.
che giornata sarà quella odierna. Lo leggiamo da Perugia Meteo: una giornata tutto sole, cielo sereno, poco nuvoloso, salvo qualche addensamento pomeridiano che però non potrebbe essere associato a rovesci, ma non di particolare intensità. Temperature minime stazionarie, le massime si annunciano stazionarie nella media del periodo. È tutto, grazie per averci seguito, ritorniamo alle 19:30 con i TG Serali. Buona giornata.